Quando tornate a casa la sera dal vostro lavoro, come vi sentite? E come vi sentite quando alla mattina dovete organizzare la vostra agenda mentale e passate in rassegna rapidamente quali saranno gli appuntamenti e le sfide quotidiane al lavoro? E quando pensate ai vostri colleghi, all'ambiente di lavoro, quale sensazione avete? Con che immagine tradurreste quello che sentite nel corpo? A volte lo sentiamo, lo avvertiamo proprio nel corpo, nel cuore, nella mente. Proviamo, partiamo da qui, perché oggi insieme a Daniel Lumera, che è con noi in collegamento, biologo, naturalista, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Grazie Daniel per essere Buongiorno a tutti, con noi. grazie. Certo. Vorrei proprio partire, Daniel, da questo, da quanto da prendere al di là delle lamentazioni quotidiane che ciascuno di noi fa quando parla di lavoro, cercare proprio di capire quanto il lavoro impatta sulla qualità della nostra vita, delle nostre relazioni, della nostra progettualità, della nostra soddisfazione, della nostra salute. Partiamo da qui, perché ci sono dei dati che fotografano una situazione in cambiamento. Allora, innanzitutto vorrei fare una prima riflessione che secondo me è molto importante, che riguarda le nuove generazioni. Cioè, le nuove generazioni di ragazzi, sono molto meno disposti a immolare la propria vita, per il lavoro. C'è un dato estremamente, secondo me, importante, e cioè che il burnout che stiamo registrando, i nuovi dati ci indicano che, le persone arrivano in una condizione di burnout non tanto per contesto lavorativo estremamente stressante, anche perché lo stress, a seconda di come lo viviamo, ognuno di noi può interpretarlo in maniera differente. C'è lo stress, c'è di stress, quindi la stessa situazione per me potrebbe essere insostenibile, per un'altra persona invece potrebbe essere tranquillamente gestibile. Ma non è tanto quindi le situazioni che abbiamo davanti o la mole di lavoro, quanto il fatto di essere più o meno collegati col proposito della propria vita, con una vocazione profonda, cioè sentire che stiamo facendo qualcosa che ci appartiene realmente, che rispecchia la nostra unicità, che non è tanto un qualcosa che ci spinge a omologarci e ad aderire a modelli preesistenti, ma qualcosa che invece dà proprio qualità alla nostra vita. Quando questo fattore è assente, i valori del burnout schizzano alle stelle. Questo è un indicatore del fatto che il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente, sostanzialmente, che si stanno sempre di più inserendo dei fattori che sono di natura esistenziale, di natura valoriale, e che le nuove generazioni sono molto attenti a queste cose. Questo tipo di aspetto di approccio è, tra l'altro, come abbiamo visto, estremamente collegato con la salute, con il benessere, e con la qualità della vita. Bisogna, in buona sostanza, essere connessi con se stessi, con la propria unicità e vocazione, poi trasformare tutto questo in un lavoro. C'è tanta più attenzione a questo dato e, come vediamo, questo dato incide profondamente anche sulla nostra salute. Ci sono dei dati, Daniel, ricerche, studi che sottolineano questa insoddisfazione. Dobbiamo fare una premessa: non tutte le persone hanno la fortuna di scegliere il lavoro. A volte ci sono delle condizioni che ci costringono a prendere quel lavoro che magari non è proprio in sintonia, non è il lavoro che vorremmo fare, e lì la situazione diventa ancora più gravosa, Daniel, ma è un dato di fatto che le nuove generazioni, e probabilmente anche le generazioni un po' di mezzo, stanno un po' cambiando e stanno raccontando direttamente o indirettamente, con comportamenti, messaggi, questo cambiamento che ha dei dati importanti, ecco. Allora, partiamo per esempio dalle professioni di aiuto, che Sì. sono, credo, tra le professioni più importanti in tutto il tessuto sociale nel processo di trasformazione e di tenuta della società. Questi dati che sto per condividere con te sono sia dati italiani ma anche dati della vicina Svizzera. Quindi abbiamo un primo dato che è sconvolgente, cioè il 45%, ad esempio, degli infermieri in Italia presenta sintomi di burnout, e il 52% del personale in Italia, del personale medico e sanitario, presenta una situazione di altissimo livello di stress. E già questo dato parla chiarissimo sul fatto Molto. che siamo disponibili. Poi ci sono altri tre o quattro dati, secondo me, che è importante condividere. Il primo è che gli effetti del burnout causano circa 92.000 errori gravi nel posto di lavoro. E quando questi errori li fa magari una professione, ma quando è una professione di aiuto,
a farla un infermiere, un medico, dobbiamo prestare attenzione. Poi abbiamo un più 48% invece di persone che dichiara di volersi licenziare entro l'anno per una situazione di eccessivo stress e burnout, e un più 2,5% di probabilità di esporsi al rischio di infarto nei posti di lavoro. Gli ultimi due dati che vorrei condividere con te sono il primo, e anche questo molto molto forte come dato, perché è un dato altissimo, cioè l'80% delle persone nelle professioni di aiuto medico-sanitarie si sente emotivamente sfinito a fine giornata. Cioè il lavoro diventa un luogo dove ammalarsi, non semplicemente, e tante persone per questo si stanno chiedendo in buona sostanza se ne valga la pena fare. Però ci sono degli altri dati che vorrei condividere con te che invece sono dei dati rincuoranti. Cioè, quando un posto di lavoro, il personale o la direzione investe nei valori, si crea quindi un ambiente di fiducia, un ambiente di gentilezza, un ambiente dove, si investe anche in una formazione nell'ambito delle scienze del benessere, della qualità della vita, abbiamo il primo dato che è veramente importante, che c'è una riduzione del 74% di stress negli individui, appunto, che lavorano in contesti dove c'è una diffusa cultura basata su fiducia, su gentilezza, su inclusività, su empatia, e un meno 40% di situazioni di burnout, soprattutto in quelle organizzazioni che adottano una cultura lavorativa basata su questi valori qua. Un altro dato, l'ultimo che vorrei condividere, ci sono tanti numeri che rincuorano, cioè abbiamo proprio bisogno di inserire nel tessuto economico, di tessuto economico valori, di investire sul benessere delle persone. E cioè abbiamo un 50% di aumento della produttività nelle organizzazioni più consapevoli, più valoriali, più gentili, diciamo così. E questo è un dato importante, cioè investire sui valori è un investimento economico, investire sul benessere dei lavoratori è un investimento che incide su creatività, produttività e benessere lavorativo, anche benessere, relazionale. Investire quindi nei valori, trasformare i nostri ambienti di lavoro, le nostre relazioni, è la strada, no? È il percorso che è terapeutico, per tornare a renderci, in qualche modo protagonisti attivi, ecco, direi, della nostra vita e del nostro lavoro. Non è semplice trasformare un'organizzazione un'organizzazione attenta a questi valori, ecco, però direi che Daniele, anche il tuo lavoro lo dimostra, bisogna iniziare, cioè se noi leggiamo questa trasformazione come qualcosa di troppo grande o su cui il nostro ruolo diventa veramente piccolo, quasi insignificante, restiamo sempre lì dove siamo. Come si può, ecco, come ciascuno di noi può mandare dei segnali, può in qualche modo essere così un'apripista di questo cambiamento che ormai le ricerche dicono sia necessario per trasformare i luoghi di lavoro in luoghi che aggiungono anche alla qualità della nostra vita, della nostra soddisfazione, non ci ammalano, insomma. Allora, vorrei condividere, prima di andare sul concreto, un'altra pubblicazione che per me è stata veramente rivoluzionaria. Ed è una pubblicazione del 2012 del Gallup. Quindi stiamo parlando di qualcosa di assolutamente risaputo da circa oltre un decennio. E cioè solo negli Stati Uniti, solo negli Stati Uniti, in un anno, per assenza nel posto di lavoro di questo tipo di valori, quindi di fiducia, di gentilezza, di inclusività, per l'assenteismo che questo crea, il burnout, il licenziamento, il turnover, c'è una perdita che va dai 450 ai 550 miliardi di dollari. Cioè stiamo parlando di un qualcosa che deve essere preso in considerazione da chi fa degli investimenti. I valori nel luogo di lavoro non sono più un optional, semplicemente. Grazie. Fanno parte del processo di produttività e hanno dei numeri molto concreti. Quando invece questi valori sono presenti, le performance dei collaboratori migliorano addirittura del 200%. Questi sono dati del Gallup, quindi estremamente attendibili e di 10 anni fa. Pensa quanto possono essere cresciuti questi dati. Sì, come dicevi tu, quindi i valori sono qualcosa di concreto. Ogni azienda dovrebbe prendere in seria considerazione una serie di strategie formative, comunicative, che riguardano la dimensione intrapersonale delle persone, interpersonale, collettiva, istituzionale, mirate al benessere,
mirate alla salute, con incidenza anche chiaramente nel percorso di creatività e di produttività, quindi di prosperità dell'azienda. E ci sono tantissime strategie. Nell'ultimo anno abbiamo visto nascere, ad esempio, anche qualcosa che solo fino a 4-5 anni fa era sui generis, e ci sono stati degli apripista molto potenti come la Apple, la Deutsche Bank, poi abbiamo visto la McKinsey, cioè la creazione di stanze di meditazione, cioè stanze dove abbassare il livello di stress, abbassare il livello di conflittualità, avere lucidità mentale, rigenerare la riserva cognitiva, riuscire insomma ad affrontare meglio il luogo di lavoro. Queste stanze, questi luoghi di meditazione sono sempre più presenti in tutte le aziende, anche in aziende molto grosse, molto grandi in Italia. La Baker Hughes è una di queste, che l'ha inaugurata nella sede di Firenze l'anno passato. Quindi diciamo che ci sono delle strategie nuove, Sì, qualcosa si rompono delle sta cose. muovendo, ecco, qualcosa sì, dei segnali positivi ci sono, però Daniel, ciascuno di noi nella propria azienda, nel proprio luogo di lavoro può essere portatore, apripista di questo cambiamento, laddove magari l'organizzazione dell'azienda, del luogo di lavoro non è sensibile ancora, non ha ancora metabolizzato questo necessario cambio di passo. Che dici? Io direi di sì, e direi anche che possiamo condividere, se tu lo desideri, sia in questa sede che in un video di approfondimento, una semplicissima tecnica, un metodo, una strategia per poter in pochissimi minuti, ad esempio, creare un contesto di lucidità mentale, di rigenerazione, di defaticamento dallo stress, di abbassamento del livello anche di conflittualità e di profondo benessere. Noi sappiamo che attraverso, oramai c'è una grande letteratura scientifica in merito, a riguardo, che attraverso la respirazione consapevole e gli stati di silenzio e di contemplazione della mente possiamo ottenere un grandissimo beneficio in termini di salute e anche in termini di resa professionale. E quindi questa tecnica che vorrei condividere con te, se sei d'accordo, e poi approfondirla in un video. D'accordissimo. Allora, noi E quindi facciamo così. Noi ci diamo appuntamento nel prossimo video. Sicuramente, intanto ringrazio Daniel Lumera per mettere a disposizione la sua conoscenza, la competenza, la sua professionalità. Daniel Lumera ci insegnerà questa, strategia che ci permetterà di iniziare, no? A cambiare qualche cosa dentro di noi. Possiamo poi a nostra volta condividerla con un collega, con un familiare e creare, se non abbiamo la stanza, ecco, facciamo il momento in cui, no, della pausa caffè, creiamola noi, piccoli gruppetti che alla fine fanno sentire la loro voce. Intanto ti saluto e nel prossimo video lasciamo la parola a Daniel Lumera. Grazie Daniel. grazie. Voglio Grazie. ricordare il titolo del, tanto per così ci facciamo un po' di allenamento, del titolo del tuo ultimo libro, in attesa del prossimo che uscirà il 2 aprile. Si intitola 28 respiri per cambiare vita, come raggiungere una mente illuminata. E di menti illuminate ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie.